E ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi venerdì sera siamo qui per un video con mia nonna. Mia nonna dall'età non specifichiamo, attorno alla novantina qualcosa, comunque diciamo. Oggi ragazzi. Si vede dai capelli che non sono andata a parrucchiere ancora. Vabbè, ci andremo presto, ci andremo. Oggi praticamente andremo a fare una sorta di gioco con mia nonna. Mia nonna non ha mai provato in vita sua il sushi. Sai che cos'è il sushi? L'ho sentito dire i sushi Cibo giapponese comunque, giapponesi. pesce crudo giapponese. Ah, è crudo. Crudo però, non ti preoccupare, che comunque è ben qualificato, insomma, di buona qualità, non contiene Però un pezzettino batteri, piccolo. speriamo. Eh? Un Pezzettino. pezzetto... Allora, oggi andiamo a provare un pezzettino piccolo di un po' varie tipologie di sushi, vari pezzetti che sono da acquistare da Sakura Avellino, in realtà Mercogliano, per chi appunto della mia città. E oggi nonna giudicherà da bendata, così anche c'è, diciamo, il dubbio di cosa stesse provando, e da bendata andrà a giudicare i vari pezzettini che andrò a farle provare, dicendo, appunto, esprimendo le sue opinioni, se le piace appunto questo pezzo piuttosto che quell'altro, più uno più l'altro niente, se non le piace proprio niente, se fa tutto schifo, andrà a provare un po' questi vari pezzettini. Ora praticamente ecco qui la busta con sushi, andiamo un attimo ad aprire. Abbiamo queste bacchette, perché in genere loro mangiano appunto, sai, con le bacchette, no? I cinesi, i giapponesi, però noi andremo a mangiare nella maniera tradizionale con forchetta e coltello. Quindi leviamo queste bacchette di mezzo. Poi abbiamo... Tu sai che sono i biscotti della fortuna? Sai che sono? Biscotti, al proprio interno hanno un bigliettino, una citazione, una frase Non l'ho significativa. mai visto E veramente. do, do ora lo spacchettiamo in diretta. Simpatico questo. Vieni buttato a cendere. Praticamente questo qua è un biscotto. Al suo interno, È crudo. aprendo, no, il biscotto è normale, però al suo interno abbiamo una frase. E così in ogni biscotto c'è sempre un pezzetto di carta Leggi tu comunque. in inglese, sia in inglese che in italiano. C'è la parte, A noi italiano. questa qui è la parte in inglese, poi no, questa qui è la parte in italiano, poi c'è la parte in inglese. Vabbè, voi potete speculare. Comunque, molte persone saranno tirate a te per la tua saggezza e le tue riflessioni. Ogni volta c'è una frase significativa, poi tradotta anche in inglese nel verso opposto. Vabbè, a parte questo biscotto è comunque abbastanza buono. Dopo poi lo proviamo alla fine della cena. Allora, praticamente abbiamo qui varie salse, che noi non metteremo comunque. Abbiamo varie Ma salse che sono sono uscite. marmellate Ma no, queste. non è marmellate, è un'altra roba. Beh, comunque non mettiamo salse oggi, proviamo tutto quanto al naturale, anche perché a me manco piacciono molto le salse. E questo qui è il sushi che però nonna non vedrà. Pesce crudo. Mamma mia, perché mi dai questo coso No, è brutto? buono, guarda, grande qualità, il migliore ad Avellino, lo consiglio a tutti, il migliore ad Avellino, Sakura, vicino a casa mia, Moviplex, Perché, ma tu Bulling. te lo mangi? Certo, anche mamma se l'è mangiato. Veramente? Ma è buono, è buono, è tutto quanto certificato, professionale, pulizia, qualità. Potevamo fare un altro giorno che tenevi i E capelli neri. vabbè, non si preoccupi nonna, non si preoccupi. Vabbè, allora io partirei un attimino. Mettiamo una bella mascherina. Oh, quanto è bella. Respiri, sì. Sì, Oh. è un naso tengo fuori. Qua, così. Oh. Così. Respiri? Sì. Per Allora, non togliere la mascherina per tutta la durata del... quanto tempo ci tenete questa Te lo dico scrivetta? io quando... Per tutto il tempo che proviamo i cibi, quindi un po' di tempo ne passerà, una decina di minuti circa. Ah, oh, beh, credo che di più. Cioè, Tutto ciò che mancherebbe. abbiamo acquistato, ecco La qui. roba E cruda non mi piace. ora andrò a prendere vari pezzettini. Allora, salmone non ti piace a te, eh? So, mi hanno riferito. Tonno, granchio. Allora, mo ora ti sto imboccando, con questo maguro. Ecco qui, con tonno. No, aspetta, hai provato solo il riso, non tentate il tonno. Aspetta. No, questo è il riso. Ora c'è il tonno. No, questo è il riso. Poi dopo c'è il tonno. Quando sei pronta, dimmelo. Quando sei pronta. Però tu cerca di agganciare coi denti perché avevo un po' di difficoltà. Cosa ne pensi?
È crudo. Il tonno è crudo, sì. Può andare com'è? Come sapore? Non c'è male, non fa proprio schifo però. No. Ok, questo qui maguro, poi dopo vi dico, scrivo un attimo i nomi pure magari sul video, perché ora non mi ricordo, essere sincero, anche che ce l'ho scritto sul cellulare, tra l'altro, sono un pilla. Oh, tra poco se ho fame mi sa che mi mangio il culo anche io, te lo dico. Vabbè, allora ora proviamo un altro pezzo, questo qui con granchio. Poco. Con granchio. Questo qua con granchio. Apri la bocca. Non so il nome, dopo ve lo scrivo il nome, ve lo scrivo. Ve li scrivo perché già tra l'altro è da poco che mangio sushi, l'ho provato la prima volta qualche mese fa, quindi non sono ancora esperto. Faccio provare un altro poco di granchio. No. Dimmi tu quando sei pronta, ma per ora che ne pensi? Ma non c'è male. Non fa schifo? No. Ma tu hai mai provato cibo cinese, cibo giapponese, anzi giapponese questo è. Chi mi ha provato? Cinese? Questo è giapponese? Sì. E quello di prima? Già, tutto giapponese questa roba qui. No, tutto giapponese. Hai mai provato cibo giapponese? Mai. Cinese? Mai, non mai provato. Messicano? Messicano. Altre culture? Mai, solo italiano. Ma forse ho provato il giapponese, non mi ricordo, sì. Certamente in tutta la mia vita avrò provato qualche cosa, te pare? Mica soltanto italiano. Ora un pezzettino di granchio. Crudo, mamma mia. Tutto crudo, però è buono. Basta, non voglio niente più. Com'è questo qua? Buono questo. Ti è piaciuto questo? Meglio questo o quello di prima? Forse questo. Ne assaggeresti un altro, no? Ne assaggeresti un altro? Basta. Un ultimo? Quanta roba dobbiamo mangiare ancora? L'ultimo? L'ultimo oppure gli ultimi due, come vuoi tu? Questo qui è l'ultimo, andremo a assaggiare. Questo pure qui. Crudo. Questo qui, sempre tutto crudo, tutto a me crudo. Mi pare tutto lo stesso sapore. Tutto, in effetti è un po' simile, eh? In effetti è un po' simile. Allora, questo qui, quando sei pronta? Sono pronta, ma mi sembra tutto senza sapore. È piccante? Veramente? Buono. Ah, non sapevo fosse piccante. Piccante questo qua. Veramente piccante? E vabbè, abbiamo quasi finito, cioè giusto il continuo di questo pezzo, l'ultimo, no, l'ultimo boccone. Questo non mi piace proprio. Non ti piace proprio? Dopo vorrei un po' d'acqua. Sì, ma l'acqua già ce l'ho preparata lì, dopo te la do subito. Mi sa che già a 3-4 pezzi siamo usciti. Questo è piccante, è forte. Ah sì, non lo sapevo. Brucia un poco. 3-4 pezzi siamo usciti a fargli provare gettando, mi sa. Io non speravo qualcosa di più, però era obiettivamente difficile. Ancora? No, l'ultimissimo boccone. Un pezzettino piccolo, Leonardo. È piccolissimo. Ma per ora che ne pensi? Né infamia né lode, diciamo. Nessuno stesso sapore, ma pare, non lo so. Non noti differenze tra i vari pezzi di sapore, no? Più o meno simili tutti i vari pezzi di sapore. È vero. Questo è un poco forse... Piccante. È più simpatico, perché è un poco piccante. È più simpatico. Vabbè, l'ultimissimo, quando sei pronta, è un pezzettino di salmone. Ti piace il salmone questo qui o no? Non ti piace? No. Volendo abbiamo il biscotto della fortuna, se vuoi, che è un biscotto. Ancora? No, però questo qui senza la benda, tra poco ritolgo la benda. Dopo di acqua vorrei. Sì, ora? Ora? Mollo. Facciamo una cosa, io ti levo un attimino. Questo coso mollo non mi è piaciuto. E il resto? Non c'è male. Nell'infame, nell'ode, diciamo. Quindi non ti è dispiaciuto però? Provato, se dovessi mangiare un pezzo grande, che ne so. Però non ti è dispiaciuto, no? Mettiti un poco più sopra perché... Sto carenne. Allora, abbiamo un po' d'acqua intanto, già preparata l'acqua. Allora, comunque abbiamo, ora, volendo questo biscotto, che è un biscotto normale, un banalissimo biscotto, c'è le mani pulite, Ne so, ma che biscotto è questo? Faccio sempre... Prova. È sempre? No, è il biscotto normale. È buono che biscotto. E poi ora ti faccio vedere un attimo come erano fatti esteticamente questi pezzi. È meglio che mi farei. I pezzi erano così. Ti faccio vedere, da sopra ti faccio vedere. Noi abbiamo provato uno di questo qui, che è il tonno. Poi abbiamo provato uno di questi qui col salmone. No, uno di questi qui col granchio. Questo qui è già bianco. E uno di questi qui, che è tutto che era piccante, era questo qui. E poi eventualmente ci stanno queste specie di verdure che però a me non piacciono proprio. E poi sta assassina verde. Ma... Che ne fate di questo motivo? Per caso vuoi provare le verdure? No. Basta così. Che ne fate di questo? Lo mangio io questo qua. E questi? Tutto quanto mangio io. Ah, te li mangi? Che a me piace, a me piace, ma c'è tutto quando io il resto. Ti piace? Sì. Veramente? Sì.
Allora, noi abbiamo provato questo qui, tonno, questo qui centrale, questo qui centrale e questo qui granchio. Questo qui, praticamente granchio. Sei soddisfatto di quello che abbiamo provato oggi? Sì, veramente. Non... Pensai peggio, forse? Sì. Pensai peggio? Sì. Lo rimangeresti volendo un'altra volta? Mono. No, non un'ora, dico. Sì. Ma tu non l'hai mai provato in vita tua? Con tutto che sono nata vicino al mare, Pietri. Ma questa non è cultura però nostra, è cultura giapponese. Vicino al mare, vedi sul mare. Sono nata lì a Vietri, sono cresciuta a Reggio Calabria. Però non hai mai provato? No. Mai provato? No. Pesce, che ne so, ma non questo. Pesce normale, diciamo, pescato, acque di mare. Pesce normale, bene. Pesce, che devo dire? Crudo, che cosa ho mangiato? Le... si chiamano i vongole, noi cose, quelle che si mangiano. Ho capito quali sono. Vabbè, i cannoli. Ho capito quali sono. Vabbè, allora, questo qui è il tuo giudizio. Un giudizio finale complessivo su tutto, su quello che hai provato? Complessivo, finale? No, non sono da disprezzare. Insomma, non si possono mangiare effettivamente. Tu pensavi peggio? Io pensavo peggio, sì. Si possono mangiare, devo essere sincero. Guarda, però dici guardando là, perché là, da lì siamo registrati. Si possono mangiare, specialmente a chi piace il pesce, si possono mangiare. Quindi tu pensavi peggio, però... Sì, veramente pensavo peggio, che sapore brutto. Chissà che schifezza mi portava invece, questo, nipotino mio. Non, invece no, si possono mangiare. Si possono, però non è... Oddio. Non è mai matta, però, volendo. No, certo, non proprio... da andare in un ristorante e sedersi una sera. Diciamo mediocri. Si posso mangiare. Non sono da discutere. E qualche considerazione sull'aspetto? Sull'aspetto dei pesci normale. Sono simpatici, questi sembrano cannotti qua, questi lunghi. Sono, diciamo, dei colori vivaci. Sono bellini. Cioè, differenziati. Sì, questi qua sono carucci. Va bene, allora, ragazzi, allora questo me ne qui... posso andare? Sì, un attimino che salutiamo. Allora io... ma chi saluto? I ragazzi? Sì, sì, i miei fan su YouTube. Tutti quelli che mi seguono, che non sono tantissimi, però un cospicuo numero ora stiamo raggiungendo. Mi piace che proprio stasera... i capelli, ma prossimamente ci andremo, portiamo. Tengo questi capelli. Signora, la portiamo a pittarsi i capelli, non si preoccupi. La portiamo a pittarsi i... Non c'è problema. Io ci vado sola. Sola? Metti mica accompagno. Dal mio amico barbiere che salutiamo. Quel ragazzo, te lo ricordi quel ragazzo? Che andammo, sì, quel ragazzo. Bravo ragazzo. No, ci sta pure stasera. Sta pure, no, lì. Però lui ci segue, diciamo, mi segue. Mi segue. Allora, questo qui è il nostro video appunto a tema sushi, dove non andate a provare da bendata varie tipologie di sushi, cibo giapponese. Per i prossimi... non si possono mangiare, devo dire la verità. Pensavo peggio, mangiavo qualcosa, invece no. Senza... ma tu hai avuto paura da bendato, no? Timore? No, timore, dico, certo è mio nipote, non mi può... Però può essere sempre che esce pazzo e... No, certo è mio nipote. Comunque ragazzi, se volete restare sintonizzati appunto nei prossimi video, continuate a seguirmi, attivate la campanella, mettete like, un commentino, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e per altri video magari con la nonna possiamo farne qualcun altro in futuro, lasciate like se questo contenuto vi è piaciuto, mi raccomando. Ma dei ragazzi, quanti ragazzi sono? Ti stanno vedendo? Dipende un poco dai vari, diciamo, dai vari video, perché non sono sempre il numero non è sempre fisso, dipende un po'. Comunque, spero che vi siate divertiti. Mi dispiace che un'altra sera mi preparo prima di venire. Vabbè, ma pur, pur, i capelli. È vestita bene, però. Ma tanto, solo la maglia si vede. Non ho la maglia. Ma c'è la sciarpa davanti. Mi vesto bene, cioè mi pettino bene. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Vabbè ragazzi, allora noi ci vediamo nel prossimo video con nonna. Tu vorresti fare un altro video con me in futuro? Beh sì, certo. Ti è piaciuto? Vabbè ragazzi, allora banda alle ciance, noi ci vediamo. Saluta. Ciao belle, speriamo, anzi che vi vedo di persona. Non vengono mai qua. Speriamo un futuro, facciamo un bel raduno tutti quanti. Tutti quanti. Li portiamo a casa tutti quanti. Perché io non sono, sono molto allegra, non sono tipo moscia. Allegra. Mi piace. Vivace. Sì. Non tempo di avere questa età, perché mi piace di essere i ragazzi, di scherzare, di ridere. Perché portano vita. Sì, perché portano allegria i ragazzi. Vabbè ragazzi, allora io vi saluto. Con una tamoscia come a me. No. Vi saluto, un bacione a tutti. Alla prossima! Buona serata, bella, divertitevi!
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.